Dottoressa Tiziana Cattaneo, dirigente di ricerca del Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari della sede di Milano del CREA, Consiglio per la ricerca di agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Bene, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori per questa opportunità e, come vedete, nella mia relazione cercherò di fare un po' un excursus di quello che significa per l'uomo, per il consumatore, ma anche dall'agricoltore fino al consumatore, poter seguire un processo in maniera rapida che serva sia al mondo industriale, ma anche al normale cittadino. Quindi vi dico solo in due parole chi siamo, ci sarà una doverosa premessa, e poi cercherò di presentarvi proprio come l'uomo sempre nel tempo ha cercato di adeguarsi a quelle che erano le esigenze di garanzia di qualità con alcuni esempi. Noi ci chiamiamo CREA, ma presumo che diversi di voi ci conoscano come ex istituti di ricerca e sperimentazione agraria, che poi si sono uniti nel Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura. La differenza fra i nostri enti e le università è che noi siamo vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e non dal MIUR, e se abbiamo un obbligo non di didattica ma di ricerca applicata e quindi anche di trasferimento tecnologico. Quindi con ricerche che cercano di arrivare a livello precompetitivo per poter essere trasferibili a livello industriale. Attualmente dal 2015 e veramente quest'anno da giugno, proprio per questioni di spending review, di risparmi sulla pubblica amministrazione, siamo stati concentrati in 12 centri e, come potete vedere, il Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari ha la sede operativa dove siamo noi a Milano, nel Polo Città Studi, e la sede operativa di Roma, anche se altre sedi sono una sempre a Roma, una a Torino, una a Pescara e una a Treviglio. Che cosa facciamo? Le ricerche di cui ci occupiamo sono prettamente in campo agroalimentare, anche se, come potete vedere, andiamo dal post-raccolta principalmente per l'ortofrutta, ma tutto direi trasformato, escluso quelli che sono latte e derivati del latte, perché afferiscono come competenze scientifiche a un altro nostro centro di zootecnia acquacoltura che ha sede a Lodi. Quindi caratterizziamo con metodi analitici sia classici che più rapidi o sensoristici quelle che sono le proprietà o merceologiche, ma principalmente nutrizionali, dei prodotti, valutando come i processi tecnologici possano influire su queste proprietà, valutando la scelta di prodotto, ma anche tentando di mettere a punto nuove tecnologie più in linea con le esigenze dell'ambiente e dei nostri tempi per ottenere dei prodotti comunque di buona qualità. Per questo chiaramente noi accediamo a fondi che possono essere sia ministeriali sia privati, partecipiamo a progetti europei sempre per questa valutazione o innovazione, perché ritengo che una cosa ancora un po' carente in Italia sia proprio riuscire ad avvicinare diversi mondi, la ricerca scientifica pura, la ricerca applicata e poi però la realtà industriale. Anche se non dimentichiamo che la nostra industria comunque, nonostante la crisi, ha prodotto dei fatturati decisamente positivi. Tant'è vero che dall'agricoltura fino all'industria alimentare si riescono a trasformare, comunque a non depauperare, il 72% delle materie prime agricole nazionali, e questo è un altro punto di forza, nel senso che per il paese Italia, l'economia Italia, è importante che vengano impiegate materie prime nazionali. Perché? Perché l'industria alimentare è considerata, come anche l'industria della moda, uno dei famosi poli ambasciatori del Made in Italy, e tutti ci ricordano per quello. Anche se è vero che il Made in Italy è famoso, ma sono altrettanto famosi quelli che si chiamano prodotti di nicchia, quindi piccole produzioni, magari anche artigianali, che non sono però ancora così standardizzate,
da poter vantare delle caratteristiche standard o di arrivare a mercati più grandi di quelli che sono quelli regionali o al massimo nazionali. È vero che se ci riconoscono come Made in Italy è altrettanto vero che questo diventa lo specchietto per le allodole, perché siamo ben volentieri copiati. E quindi un altro fenomeno che va controllato è quello della contraffazione. Però che cos'è la qualità? Allora, diciamo che in questo contesto si vede molto importante quella che è l'analisi chimica o fisico-chimica di questi prodotti, è proprio la qualità nutrizionale. Perché? Perché finora, anche quando si parla per legge o per disposizioni di tracciabilità o rintracciabilità, ci si parla su una tracciabilità e rintracciabilità documentale. Mentre l'ideale, proprio grazie anche alle scienze, principalmente alle scienze chimiche e biochimiche, sarebbe quello di trovare dei marker che possano rimanere nel prodotto come molecole o intermedi molecolari, intermedi di processo, che in realtà diano una qualità finale diversa nel prodotto che il consumatore possa percepire. Perché noi possiamo così dire mi hanno copiato, ma se il tuo, faccio un esempio di formaggi perché ci ho lavorato da tanti anni, se il tuo grana padano marchiato grana padano prodotto in Francia non ha nessuna differenza dal grana padano del socio medio del consorzio del grana padano, perché? Cioè, in base a quale parametro documentabile e testato io devo dire che il tuo prodotto non vale o è meno buono del mio? La qualità non è solo protezione, ma perché non ha senso. La qualità deve avere un criterio oggettivo sui contenuti, su delle molecole particolari. Non si riesce, essendo noi nell'alimentare, presumo neanche nel chimico puro, ad arrivare a dire che un prodotto fa bene anche a livello di metabolismo umano, perché sconfineremmo in quelli che sono poi tutto quel settore che è regolato più dalla sanità, dal Ministero della Salute. Però sicuramente come prevenzione per il mantenimento del benessere o come contenuti di particolari sostanze riconosciute almeno a livello bibliografico come positive per l'impatto salutistico, lì dobbiamo arrivare. Ma se non ci sono differenze, perdonatemi, devo pagare un marchio solo perché mi dice che è italiano? E allora? Io sono disposta anche a ritenere buonissimo un prodotto cinese se il suo contenuto è davvero salutistico. Oltretutto c'è questa piccola abitudine italiana che ricorre spessissimo. Tutti i nostri capitolati di produzione, come anche le nostre leggi o decreti, solitamente mettono in luce i nostri difetti, cosa che facciamo spessissimo anche noi nella vita normale. Si fa prima, no, identificare un difetto che non invece una qualità. E quindi tante volte noi diciamo di un prodotto cosa non deve essere. Serve un'inversione di mentalità. Noi dobbiamo sapere che cos'è il nostro prodotto. Per questo dobbiamo cercare una composizione o degli ingredienti che lo caratterizzino ma in maniera positiva. Oggi abbiamo anche a che fare oltretutto con questa seconda grande area che si chiama sostenibilità. Cioè non basta più analizzare in un laboratorio chimico un prodotto perché diventa distruttivo, sono degli agenti tossici contro l'ambiente, i tempi e i costi della strumentazione e del personale che poi degli scarti, l'eliminazione dei prodotti tossici diventano un problema. Quindi quando pensiamo alle metodi di rilevazione di particolari sostanze dobbiamo anche tenere presente il più possibile che questi metodi possano essere sostenibili, ecosostenibili e non rovinino l'ambiente. Perché con interventi sostenibili noi possiamo non soltanto nell'alimentare ma pensare a nuovi prodotti, anche come farmaci, prodotti chimici, detergenti. Possiamo agire sul
sulla commerciabilità di prodotto, sulla vita del prodotto, possiamo pensare dei ricicli e possiamo anche pensare però come gestire i controlli qualità. Perché le certificazioni e i controlli di qualità si fanno praticamente in tutte le filiere, dalla materia prima ai prodotti finiti. Dobbiamo tener conto che ci sono legislazioni e regolamenti nazionali, sia più restrittivi degli europei, da poter rispettare. Non dobbiamo cercare di camuffare la qualità elevata con il fatto che noi rispondiamo a delle leggi cogenti. Il cogente è obbligatorio, non stiamo facendo niente di strano. Se vogliamo fare un salto, dobbiamo pensare di porci degli obiettivi volontari, anche se non obbligatori. Ed è vero che, vabbè, io vi parlo dell'alimentare perché chiaramente il settore dove lavoro, spesso l'industria alimentare ha dei problemi proprio come insediamenti industriali legati all'ambiente. Che cosa è necessario? Quindi cercare di arrivare il più possibile ad avere dei dati che possano essere disponibili ed accurati e precisi prima che il nostro prodotto venga messo sul mercato. Allora, vediamo un attimo, tre o quattro sono le aree dove in realtà siamo già molto avanti. Questo è quello che si chiama il settore delle analisi fisiche o fisico-chimiche, che da sempre, quella che vedete sul lato sinistro, alla vostra sinistra, è uno dei primi strumenti che l'uomo ha inventato all'inizio degli anni 70 per cercare di riprodurre in laboratorio la masticabilità. Quindi una dentiera che compisse gli stessi movimenti che noi compiamo quando mangiamo. Quello che si chiama chewing, questa proprietà che è difficile poi da riprodurre. Cosa che è stata chiaramente mano a mano soppiantata, e queste analisi adesso a livello laboratorio si fanno con dei texturometri che ci permettono di valutare compressioni, elasticità, rotture, che possono essere però molto impegnativi, ma ecco, come vedete, si arriva anche a degli strumenti molto più portatili, diciamo, piccini di dimensioni, che riescono a valutare, pur essendo ancora distruttivi, anche piccoli pezzetti di prodotto. Quindi in realtà possiamo fare dei campionamenti significativi non distruggendo gran parte della produzione. Ancora, questa è una grande strumentazione degli anni 80, Pimprinelle, che è ancora valida, anche perché associa all'analisi delle proprietà di tessitura, quindi di struttura del prodotto, anche il campionamento su 5 frutti, facendone una miscela, per poter valutare sia l'acidità che i gradi mix di contenuto di solidi. E chiaramente è un'innovazione importante, teniamo conto degli anni in cui anche ancora oggi viene utilizzata. Però procedendo si arriva fino all'orecchio elettronico, e non solo la possibilità di misurare quanto un prodotto possa essere elastico, duro, sensibile a quelle che sono vibrazioni esterne, ma anche sentirne la croccantezza grazie al fatto di poter analizzare, chiaramente in un ambiente abbastanza protetto, senza prendere rumori. Le mele, per esempio, sono un caso abbastanza particolare per la farinosità. Sapete che c'è la famosa mela verde che fa shh, quando non la mangia, e invece ci sono quelle molto farinose e molto più dolci, che hanno un rumore decisamente diverso, assolutamente a bocca chiusa. Quindi non le stiamo distruggendo, le possiamo rimettere in gioco. E questa cosa si riesce a fare anche su angurie. Chiaro, qui stiamo parlando di prototipi di entropoli, non so se riuscite a vedere, ma qui c'è un pendolino. Scusate la luce, forse. Si spegnete la luce, forse. Qui c'è appunto attaccata a questa stanga, c'è un filo di metallo che scende, qui c'è un peso che viene fatto oscillare contro la sfuria. Dall'altra parte c'è un microfono che prende quindi il rumore del suono che viene riprodotto.
senza, una volta si faceva il tassello al mercato per sapere se la l'anguria era buona, era rossa o no, non si può più fare. Però questa già è una cosa interessante, chiaro? Come la dentiera si fa degli esperimenti di questo genere per poter capire fino a che grandezza di prodotto, senza poterlo rovinare, e anche in quanto tempo possano essere raccolti questi dati. Un altro settore che ha avuto sicuramente delle grandi evoluzioni è quello che riguarda l'aspetto dei prodotti, che spesso è legato anche a impedimenti, quindi legato alle reazioni chimiche che possono deperire il prodotto. Si è partiti anche qui negli anni 70 con le carte di colore, che è una cosa simpaticissima, scusate, perché in realtà questi sono dei ceppi vuoti, vedete, con intorno un colore, il frutto si mette all'interno per andare a vedere a quale sfumatura di colore assomiglia di più. Era una cosa empirica che però aiutava molto, proprio perché magari certe varietà, se erano più o meno mature, stavano comunque in un range di giallo, di verde o di rosso riprodotto su queste carte colorimetriche, o ancora con l'utilizzo di paglioni anche per quelli che sono prodotti già trasformati, essiccati, in vendita, si può comunque paragonare chiaramente con una telecamera digitale, un'analisi dell'immagine, a quale zona di colore assomigliano di più queste rondelle e standardizzare in un certo senso la loro qualità. Da lì si è passati i primi colorimetri decisamente grossi, ma grossi anche perché non avevamo quella che è l'implementazione dei software che potevano elaborare i risultati. In realtà tutte le grosse unità erano quelle che avevano i primi computer, che erano di dimensioni allucinanti, pur, non so, penso che qualcuno di voi si ricordi i dischi flessibili da 320K che ci sembravano già una cosa incredibile. Adesso siamo arrivati a giga in una chiavettina, e quindi richiedevano però spazi veramente grandi. Si è passati quindi negli anni 90 a dei colorimetri da portatili, diciamo, perché per poter arrivare anche vicino al campo subito nel post raccolta, poter avere un'idea della qualità del prodotto raccolto. Oppure soluzioni e accessori diversi, questo ha in realtà una cavità qui sopra per tutti quelli che ci sono delle ciliegie, credete, non mi sembra la luce per me da meglio. Di conseguenza il flash che viene raccolto su una di quelle calcolatrici che, come vedete, è calcolatrice di cassa, quindi ancora scritta a mano, anni 90, il flash in realtà viene mandato dal basso verso l'alto e riesce a rilevare il colore non più di un solo frutto ma di un insieme di frutti. Quindi con questo cosa si voleva fare? Cercare di mediare, di avere una qualità media di una partita, non più soltanto frutto per frutto. In questo caso invece il flash viene mandato verso il prodotto, quindi la riflessione poi torna fuori il colore, se il flash torna indietro si legge la radiazione riflettente su meloni facilmente destinati a quella che si chiama quarta gamma, mercato del fresco, già dagli anni 70, fino ad arrivare a questi strumenti molto più semplici e ormai addirittura a sensori di questo genere proprio per la micronizzazione di quelli che sono le parti elettroniche, che funziona anche semplicemente attaccata a un tempo di ultima generazione. Qual è la difficoltà a questo punto? È di riuscire a far dire a questo strumento qualche cosa che sia comprensibile dai lavori, perché le difficoltà di linguaggio poi sono che se l'agricoltore è abituato ad una misura che va da 10 a 40 unità arbitrarie e non mi forniamo un dato analogo ma in milliampere di 0,232, non è un suo problema, il problema è nostro, noi non riusciamo a rendere comprensibile il nostro numero.
siamo noi, con tutti i mezzi digitali di conversione che abbiamo, che dobbiamo riprodurre questo segnale e convertirlo nelle stesse unità necessarie al produttore. Ma anche perché anche le nostre leggi parlano ancora di quelle unità e non di quelle nuove che possono andare bene a noi che facciamo ricerca. Quindi cercare di riformare il linguaggio anche per i non addetti. Altro settore importante è quello delle analisi sensoriali. Analisi sensoriali che sono sempre state viste un po' come fatte da esperti, con dei parametri soggettivi, difficilmente oggettivabili, anche se esistono per diversi settori delle linee guida che ci spiegano come devono essere fatte. Allora, noi abbiamo la possibilità qua a Milano di avere a disposizione 8 poste di all'analisi sensoriale fatta con panel di esperti, per cui sono anche postazioni indipendenti una dall'altra, con correzione possibile della luce, con raccolta dei dati per l'elaborazione di leggermente a video, quindi anche i campioni vengono presentati secondo tutte le regole, ma c'è anche un'altra possibilità, quello che l'esperto sente, diciamo, o recepisce nel panel test, può essere in un certo modo misurato definitivamente da questo strumento, una cromatografia, da uno sniffing, dove i composti che vengono preparati, che danno un cromatogramma normale, sono anche sentiti grazie a questa mascherina, sì, questa cosa qua. Questo è come un imbutino, una mascherina che viene appoggiata sulla faccia dell'operatore che viene seduto qua, e quando sente un odore particolare sopra i suoi limiti di soglia può cliccare e si vede se corrisponde ad un picco, perché questo è un altro problema. Non sempre le cose più volatili sono quelle più odorose, e così come non sempre le cose più abbondanti sono quelle che in realtà si riesce a sentire, e quindi associare quella che è la risposta di un comune mortale che possibilmente non fuma, che deve comprare, deve essere attirato da un prodotto o riconosce un prodotto proprio perché ha un profumo, associarlo ad un'analisi chimica di quelli strumentali assolutamente al di sopra di un sospetto è molto importante, perché ci dà una relazione diretta con quella che è la sensazione recepita quindi permanente nel prodotto e quella che è la sua caratterizzazione chimica. C'è anche la possibilità di avere un esame meno da esperti, ma sicuramente più su vasta scala, perché abbiamo un camion per analisi sensoriale tipo un consumer test, dove si può approntare direttamente fuori dai supermercati, insomma, un test per i consumatori che vengono ospitati veramente in queste sale, e quindi anche persone non addestrate per quel particolare prodotto possono dare un'idea, per esempio, di quella che si chiama la potenziale accettabilità di un nuovo prodotto, per esempio, prima di metterlo sul mercato. Un settore che ha preso grande spazio negli ultimi tempi, cioè la versatilità della tecnica, ma che nasce come sempre dal campo medico e poi chimico, è l'applicazione della tecnologia della spettroscopia del vicino infrarosso anche all'alimentare. Come vedete, qui parliamo degli anni 70 e 80, anche in questo caso abbiamo, sono, diciamo così, spettrofotometri che leggono nel campo di lunghezza d'onda del vicino infrarosso, grande parte destinata al computer, poi sempre un po' più piccola perché aveva di fianco un PC, però questa è la camera, questo è il posto della programmazione, chiaramente strumenti fissi. Si è arrivati poi a quelli che sono analizzatori che funzionavano come una volta filtri, quindi una certa di lunghezza d'onda per abbattere i costi strumentali, una volta stabilito che poteva servire per un'applicazione, oppure a campionatori particolari che potessero leggere più campioni una volta in tutto il range
del vicino infrarosso, che come vi spiegherà meglio la mia collega la professoressa Casale, va da 1.000 a 1.500 km. O ancora, per applicazioni particolari, sfruttare quello che è il range tra visibile e vicino infrarosso, quindi dai 600 ai 900 nanometri, con una tecnica spettroscopica simile, che si chiama TRS, spettroscopia risolta nel tempo, che permette di analizzare il campione, un po', di far entrare la radiazione un po' più nel profondo, quindi di non analizzare solo lo strato superficiale, ma anche di scendere per qualche millimetro all'interno, così da poter predire per esempio quelli che sono i problemi di feti da freddo, cose di questo genere nei frutti, o anche ritardi di maturazione. Questo strumento sperimentale è stato costruito dal Politecnico di Milano, che lavora anche con noi, e in un progetto europeo, adesso si è riusciti a portarlo fino in campo per valutare già sull'albero, chiaramente i più piccini, la qualità della frutta e soprattutto lo stadio di maturazione. Oppure ancora si va con delle telecamere dove, come vedete, si è passati da dover analizzare un campione prelevato corrispondente magari esattamente allo stesso campione analizzato in maniera chimica come i tradizionali, a poter analizzare l'intero campione con un multispectral imaging. Questa è una telecamera che può raccogliere le immagini di tutto questo foglio con uno scanner che si muove sopra, però la luce appunto che arriva alle lunghezze d'onda del vicino infrarosso. Si è superato già a questo livello quello che era il problema grosso del NIR in quella zona, siccome vengono letti dei legami vibrazionali OH, NH, CH, CO, il problema qual è? Che tutte le molecole organiche hanno OH. L'acqua è una cosa che dà molto fastidio. Prima era obbligatorio seccare tutto il prodotto, un po' anche per il medio infrarosso, per avere delle letture che potessero essere poi calibrate contro il metodo di riferimento, perché ricordiamo sempre che questi sono metodi diretti. Quindi è vero che misurano bene delle cose se l'analisi di riferimento che si applica per la loro taratura o calibrazione a seconda di che posizione voi preferiate, sia un metodo preciso, accurato, perché l'errore del metodo di riferimento si ripercuote inevitabilmente sull'errore dell'analisi NIR. Si è arrivati quindi a degli spettrometri NIR di queste dimensioni. Come vedete, questa è una mano reale, abbiamo, è davvero così, su micro NIR, che contiene tutto il range di questa onda, per analizzare direttamente i campioni anche direttamente nelle buste di plastica, oppure per particolari applicazioni, quindi se vogliamo la concentrazione di una soluzione, una cosa che sembra vecchia come i nostri, una radiolina, che ha qui quindi il sensore e dà direttamente il display quella che è la misura, la concentrazione della sostanza in questa soluzione. O ancora con queste piccole celle da linea che possano leggere qui anche passaggi di flusso. Questo, come vi dicevo, è il TRS portatile che è già in campo. Questo è un NIR messo online per valutare la concentrazione di copene della singola buia, che poi viene con un QR code stampigliata sul singolo fluido e passano tutte, non è che è un aggiornamento significativo. Tutte le angurie vengono passate con questo sensore, che non sono arrivato per quello, e come saprete siamo già arrivati al drone. Una delle ultime, l'acqua non è più un nemico, anzi negli ultimi 12 anni, dal 2005 insomma, si è pensato di sfruttare quelle che sono gli assorbimenti dell'acqua in questa zona, proprio per vedere in maniera diretta, quasi speculare, quello che succede alle ragioni di un ecosistema biologico. Perché acqua chiaramente vuol dire acqua, poi la luce, scusate l'inglese, ma penso che sia molto comprensibile, e omics come tutte le cose, perché omica vuol dire tutto quello che riguarda l'acqua. Quindi l'acqua
l'acquafotone è sostanzialmente tutta la matrice di assorbimento dell'acqua in questa zona e come queste valve cambiano a seconda che noi aggiungiamo minerali che non dovrebbero leggere nel dire, ma cambia, zuccheri, peggio quello degli OH, proteine o una perturbazione anche di pressione, anche fisica, di pressione di temperatura. Perché il concetto che viene applicato è questo. Noi potremmo vedere la casa, ma sotto certe concentrazioni, quando si arriva a ppm, noi non li possiamo vedere, perché le bande del MIR sono quelle che i cromatografari odiano. Sono delle belle strutture così, che non hanno né inizio né fine, possibilmente con una linea di base che va un pochino alla deriva, non separate una dall'altra sovrapposte. Però è anche vero che noi possiamo vederle qua, come riflesso. E questo è il principio che viene fatto. Chiaramente cercando di metterlo in un modo facilmente comprensibile per tutti, quindi anche dare un impatto abbastanza rapido di quello che sta succedendo all'interno del sistema. È già stato applicato a diverse matrici. Dove stiamo lavorando? Stiamo lavorando per cercare di capire se in questo modo, proprio catalogando in una matrice tutti quelli che sono i biosistemi che soggetti a una qualsiasi perturbazione possano dare delle modificazioni a livello di bande di combinazione e di assorbimento dell'acqua o per gli overton, sia possibile sviluppare un'app che dica, possa dire appoggiando il nostro telefonino su un pacchetto di frutta o di verdura di quarta gamma, sì è lui, sì è fresco, ma non è fresco. Chiaramente questo implica un lavoro dietro abbastanza pesante, però secondo me è importante. Questo è il sito, nel senso che la società giapponese per la acquafotonica è già stata fondata e speriamo prossimamente quella europea. Noi abbiamo uno stand qui fuori dove potrete trovare anche dei lavori già realizzati su